Potrei dire non ci credo, ma stiamo facendo il secondo video. Assurdo. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Qua è Omega, come state? Spero tutto bene, spero alla grande, spero siate contenti, insomma, di questo ritorno di fiamma, se volete chiamare così, perché per chi magari non lo sa e ha visto solo il primo video, ho fatto un anno di assenza e ho deciso di tornare. Lo ripeto al volo. Farò giusto qualche video, non so con che frequenza, ve lo dico, quindi non voglio dare illusioni, però sono qui per intrattenervi, anche un po' per hobby, perché tanto ormai lo dico chiaro, cioè non faccio più YouTube perché devo guadagnare, non mi interessa più niente. O altri modi, lo faccio perché mi piace e volevo portare i contenuti carini, quindi solo per questo. Quindi ragazzi, io veramente cercherò, veramente voi sapete per me quanto è difficile questo periodo, perché l'ho già spiegato nei precedenti video, ma non lo sto a rispiegare un'altra volta, però è un periodo difficile per me, quindi io cercherò comunque di farli video, perché non perché mi sento forzato, perché comunque un po' li voglio fare anche per distrazione, anche un po' perché voglio fare una cosa che non facevo da tanto, insomma per un paio di motivi. Quindi il video che vedremo oggi, io come vi avevo già detto nel video precedente, Ronaldo Junior e Cristiano Ronaldo avevano portato una Ferrari al concessionario per vedere se era possibile modificarla, perché come ben sapete, o meglio chi si ricorda, la Lamborghini Supreme purtroppo non esiste più, perché Ronaldo Junior l'ha fatta. Vabbè, non è brutto dire Ronaldo Junior, dai sempre a Coppa Ronaldo Junior. Ragazzi, Cristiano Ronaldo ha deciso di non tenere più macchine particolari, però ha avuto fare un'eccezione con questo. Quindi oggi vedremo in questo video questa macchina, se effettivamente c'è e si può fare. Io vi invito ovviamente a lasciare un bellissimo mi piace prima che inizi il video, e ovviamente seguitemi tutti quanti su Instagram. Forse ho evocato qualche demone strano in una parte dell'America Latina. Sto dicendo, vi invito tutti quanti a seguirmi su Instagram scrivendo anthony.rossi, e chi commenta le foto, ragazzi, verrà salutato nei prossimi video. Quindi poi magari ne vado a vedere. Quindi mi raccomando che vi aspetto. Adesso partiamo subito a bomba, vediamo i nostri protagonisti cosa stanno facendo e vediamo se possiamo prendere questa benedetta Ferrari, se si può fare. Ragazzi, eccoci, siamo su GTA. Allora, lasciate che vi spieghi la situazione. Siamo qui a casa nostra. Vi dico già che, come avevo anche detto nel prossimo video, stiamo per cambiare casa, perché questa qua, niente da togliere. Cioè ragazzi, questa è la casa del Signore, nel senso che è fatta da Dio. L'abbiamo pagata, vi ricordo, 30 milioni. Sì, fu 30 milioni all'epoca, se non ricordo. Sì, erano 30 milioni. Cioè comunque è una casa spettacolare, c'è cioè che manco che il genere, un altro po' c'è una roba del genere. Però ragazzi, ogni capitolo si deve chiudere e riaprire, quindi io insieme a Giorgina, che oggi vabbè è qui con le sue amiche, non so cosa devono fare, vabbè fattaci loro, cioè noi dobbiamo andare per la macchina, ve l'ho detto, cambieremo casa, quindi già lo sapete, e già sapete, è un mezzo spoiler del prossimo video. Qui c'è Ronaldo Junior che mi sta praticamente a scassare. Mi sta scassando perché mi sta pregando in tutte le lingue che conosce, praticamente solo l'italiano, perché sì, a scuola non studia l'inglese, pensa solo a giocare a calcio e fare danni. Mi sta pregando in ogni lingua di portarlo con me a vedere, cioè a prendere la Ferrari, perché vuole farsi un giro. Ronaldo Junior, figliolo, io ti ho già detto che tu spacchi tutto. Cosa devo spiegare? Sei un bravo ragazzo, ma finché non cresci di mentalità non andrai da nessuna parte. Hai smesso di pregarmi? Sì, dai, vabbè, ti porto. Ma tanto non la guidi, cioè, Ronaldo Junior, quell'auto, ragazzi, per ora non la guida e non la guiderà mai, anche perché ve l'ho detto. Cioè, a parte che ci verrà a costare qualcosa come 6, 7, 8 milioni. Ora vedremo bene, infatti non lo so manco io quanto ci chiederanno. Quindi Ronaldo Junior, se mi rompi quest'auto io ti giuro ti affogo qui dentro. E basta. Ragazzi, voglio ricordarvi. Ah, Sergei, stasera voglio una lasagna con le patate. Hai capito? Vabbè, spero che abbia capito, se no lo caccio. Stavo dicendo, ragazzi, stasera, cioè stasera, da ieri sera, praticamente il sindaco di Los Santos ha emanato una fottuta zona rossa rinforzata. Quindi chi esce e ti beccano proprio. Non è come nella realtà che esci, cioè tipo io è uscito, ho fatto i fattacci miei, ragazzi, e non è successo niente. Se ti beccano a Los Santos, ragazzi, senza motivo, sei squagliato. Quindi ragazzi, motivo per cui, come vedete, mi sono anche vestito per l'occasione, no? Perché vi ricordo che la nuova Ferrari sarà Supreme per Vuitton, no? Come la nostra felpa, come la Lamborghini famosa che avevamo una volta. E vi ricordo che Ronaldo aveva anche una moto così, che tra l'altro
cioè a me piace, è sempre piaciuto. Ronaldo Junior, se non si muove, vi giuro che me ne vado. Tra l'altro, ragazzi, stanno notando che questa Lamborghini mi sembra un po' strana, ma non è che. No, non è ammaccata, non la vedo ammaccata. Bah. Chissà se Ronaldo Junior l'ha presa e non mi ha detto niente. No, ma se l'avesse presa, sicuramente sarebbe tutta ammaccata, invece pulitissima, veramente pulita. Cioè, insomma, Ronaldo Junior, era ora che tu arrivassi rigorosamente senza casco. Ragazzi, il casco di Cristiano Ronaldo mi triggerà un sacco. Cioè, è qualcosa di bellissimo. Ho indetto il coprifuoco e la gente non esce. Cioè, lo Santos è così. Sì, vabbè, le vie di campagna, ovviamente, queste parti ci sono meno controlli, ma in città, ragazzi, vi assicuro che è invivibile. Cioè, non si può vivere. C'è nessuno, cioè, due macchine, tre... Basta, solitamente questa è la via molto trafficata e lo sapete. È proprio quello che mi aspettavo. Ronaldo Junior subito a scattare delle foto, ovviamente. Allora, c'è da fare un grandissimo ringraziamento innanzitutto a Ferrari che ci ha permesso di fare una cosa del genere. Perché la Ferrari che avevamo noi, che era la Ferrari, cioè il modello si chiamava la Ferrari, mentre questo si chiama, come modello si chiama Berlinetta, non era possibile fare una cosa del genere. Quindi ne abbiamo proprio dovuta comprare una da capo. Simon ora ci dirà il prezzo. E in ogni caso i meccanici hanno fatto un ottimo lavoro, visto che sto anche lascerò qui la moto, poi la verrò a prendere, così fanno una revisione anche a quella. Sta dando il meccanico l'ultima occhiata, vedete il motore da dentro. Ora giudicate anche voi, perché comunque voglio dire è bella. Ovviamente la targa rigorosamente CR7, voglio dire, ci ricorda tantissimo il modello della Lamborghini Supreme, riposi in pace, pace all'anima sua. E niente ragazzi, Simon, parliamo del pagamento, mi dici quant'è, quanto ti devo dare? Simon dice che costa quanto? 20 milioni, ma tu sei fuori, ti lascio 20 milioni, mi prendo 4 Bugatti con 20 milioni, anzi pure 5. E vabbè, sto scherzando ovviamente, ormai dobbiamo pagare ragazzi, quindi... Allora ragazzi, ho lasciato sul bancone a Simon le mazzette da 500 che mi ero portato, forse erano un po' troppe. Però ragazzi, come ho già detto, questo si chiama vita reale. E vita reale usiamo gli euro, almeno io abito in Italia, quindi uso gli euro, non so, quindi veramente è molto bella questa cosa. Il resto Simon te l'ho accreditato su carta. Io ti ringrazio ancora ragazzi, cioè è bellissima quest'auto, dobbiamo andarla a provare. Ragazzi, non vedo sinceramente l'ora di provarla. Come potete leggere ragazzi anche in basso, c'è il Turbo Boost System Online, perché questa Ferrari è stata prima di tutto modificata per andarla a provare. Ovviamente rimane qui, che è il posto migliore. Quindi ora ci dirigeremo lì e vediamo un po' la velocità di questa Ferrari. Oddio, infatti cioè, è arrivata a 180 ragazzi in mezzo secondo. Vi ricordo, scendo un attimo perché dobbiamo anche bere qualcosa un attimo. Allora, la cosa che mi ha detto Simon è che vi ricordo che quest'auto è modificata, c'ha tutto l'upgrade al massimo, c'ha un boost della Madonna, quindi c'è un tasto che noi premiamo appositamente, e come Need for Speed esce una sgasata enorme, la macchina dovrebbe arrivare veramente lì agli estremi, quindi non stare attenti, ancora ci ammazziamo. Notate come Cristiano Ronaldo è molto abbinato alla sua auto oggi. Ragazzi, tipo, la cosa che mi fa ridere è che come nella realtà la gente con la mascherina beve e si sbrova tutto. Comunque assurdo veramente, perché succedono queste cose ogni volta uno che tipo succede anche a me, una volta ho preso un caffè, c'avevo la mascherina, ma veramente me lo sono buttato addosso. Allora ragazzi, direi che siamo pronti. Innanzitutto proviamo a fare un giro così veloce per capire l'auto come funziona, perché sai, mi ha detto comunque di stare attento. Oddio, allora in 100 arriva, oddio, siamo già a 300, oh mamma. Allora ragazzi, ci sono andando a minare, sembra che per errore io abbia attivato i neon all'auto e ora vabbè, aveva premuto qualche tasto Ronaldo, perché ci sono anche i neon ragazzi che si attivano di notte. Comunque ragazzi, vi faccio vedere, praticamente anche se il contachilometri è buggato, l'auto dovrebbe andare oltre i 400. Oddio, madonna, oddio, direi che i 300 li abbiamo superati alla grande, mamma mia. Ok ragazzi, quest'auto mi piace un botto, perché, ok, riproviamo il boost, praticamente dopo i 200, ok, adesso si può attivare il boost, guardate, madonna. Piano, frena, madonna. Ma la cosa bella secondo me è questo boost, cioè guardate, boom, piano, madonna, cioè, ragazzi, comunque questa pista per provare le auto è qualcosa di incredibile.
Ok ragazzi, con questa Ferrari direi che possiamo letteralmente spaccare tutto, cioè l'abbiamo pagata 20 milioni, ci sarà un motivo. Vabbè, comunque ragazzi, io direi che l'auto è questa, cioè io ditemi nei commenti se vi piace, anche perché comunque penso che più andremo, più faremo, le faremo delle migliorie, sicuramente. Va bene ragazzi, io direi che il video è finito, se vi è piaciuto, ovviamente ragazzi, dai, like è d'obbligo perché abbiamo preso una Ferrari della Madonna che guardate come busta. Madonna quanto va veloce. Abbiamo pure sbagliato strada. Infatti dobbiamo fare una specie di inversione a U qui. Infatti. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un mi piace bellissimo. Iscrivetevi al canale. Seguitemi su Instagram. Vi ricordo Anthony.Rossi per essere salutati nei prossimi video. Ditemi nei commenti, magari consigliatemi, perché comunque YouTube serve anche per questo. Magari che tipo di video vorreste vedere, perché vi ho già detto che dobbiamo prendere una nuova casa e probabilmente potrebbe essere nel prossimo video. Quindi ragazzi, mi raccomando, non perdete i prossimi video perché, vedo, non so con quanta e con quale frequenza li farò. In ogni caso, ragazzi, veramente spero che questo video vi sia piaciuto. Ronaldo sta continuando a sbagliare strada. Spero il video vi sia piaciuto. Noi ci sentiamo tutti quanti al prossimo video. Qua è un negozio e bella per tutti. Alla prossima. Ciao!